Amici di Video Italia, tutta questa posta che stringo per le mani è per lui, per l'artista Lucio Dalla, per Lucio Dalla, per il signor Dalla Lucio, solo Lucio, ah no, quello è il tuo CD, scusa, Lucio Dalla, Lucio Dalla, questo dalla Germania, questo invece dalla da Cannizzaro, Germania. Dalla Germania, bravo. Questa è mezza aperta, quindi non la guardo, insomma è tutta roba tua, te la consegno ufficialmente a nome del pubblico. Ma io ringrazio quelli che Radio mi scrivono. Italiano. Ma guarda te, mi fa molto piacere che mi scrivano, davvero. Normalmente non ricevo lettere. Io sapete che sarà 30 anni che non scrivo una lettera, ma non ne ricevo, per cui so che devo venire qua a Radio Italia per avere lettera da consegnare a Lucio Dalla presso Radio Italia solo musica italiana. Il numero di casella non me lo ricordo, imbucatemela per pietà. Non sto scherzando, guarda. Imbucatemela per pietà, è bellissima. Questo sarà un manoscritto, quindi te lo lascio. Comunque. Manoscritto o scritto a mano, va bene. Io sono qua, quando volete che io vi risponda me lo dite e soprattutto quando volete comunicare con me, comunichiamo. Momento vivido per Lucio Dalla, insomma molto vitale perché c'è Tosca in scena a Roma, quindi questa tua opera. E poi c'è questo tuo disco, questo tuo nuovo CD che porta il tuo nome. Bello, si chiama Luce. Bello. A me piace, questo posso vedi dirlo. Che prendi le distanze, a no, me piace. No, anzi, mi espongo in prima persona. Mi taglio una mano, voglio vedere. No, invece no, è un bel disco, sono contento di aver fatto un disco così. Quindi, non, anche perché se l'ho fatto, però mi piace. Non sono molti i dischi che sopporto dopo averli fatti, però questo sarà perché lo ascolto di meno degli altri. Mi piace di più quando l'ascolto. Perché l'impegno di Tosca insomma è importante, sei sempre là praticamente. Sì, perché non solo l'ho scritta ma ho fatto la regia, in più in pratica è un work in progress, nel senso che non è mai finita, un giorno la vedi, ti piace una cosa, ricominciamo, non da capo, ma si mettono posti particolari, cose che per esempio nel disco non puoi fare perché quando è uscito. Invece non so, sarebbe bello, ma uno fa 9 mesi per fare un figlio, poi dopo l'ha fatto, è quello che è fino a un certo punto, però perché piccole modifiche dopo la nascita si possono fare anche con i figli, non così in senso drastico sul piano dell'educazione, però un miglioramento, io ne ho avuti parecchi miglioramenti. Certo, è notevole poi come si possa ancora intervenire anche sulla mente, non è se un CD è questo deve essere, è questo vi deve piacere, se vi piace, comunque vi consiglio in ogni caso di recarvi nei negozi specializzati dove si possono ascoltare anche i CD, perché le radio, le televisioni vi possono offrire un frammento, ma un'opera si ascolta secondo me completamente. Sì, io lo trovo molto civile, il fatto che si ascolti prima il disco e prima di comprarlo, cioè ci si faccia un'idea di che cosa il disco dice, le canzoni che ha, quindi io condivido il consiglio di Franco, andatelo a sentire nei posti dove c'è l'ascolto. E secondo me è giusto così. Fatelo il prima possibile e prima dammi un bacio, è la canzone con cui introduciamo in questo mondo nuovo di Lucio, ovvero di Lucio Dalla, con il titolo del suo nuovo CD. Prima dammi un bacio, ne parliamo dopo, adesso ci gustiamo il video. Che non ho ancora visto. Guardalo. Ti vedo soddisfatto, insomma, no, noi siamo contenti, però se sei contento tu meglio ancora. A buon segno. Certo, buonasera, quando si riascolta il video ti è piaciuto, è legato a un film, no? Perché... un film bellissimo che si chiama Come la canzone, Prima dammi un bacio, di Ambrogio Lo Giudice, del quale voi sicuramente avrete visto tanti video, perché i video miei di Giovanotti, di Carboni, anche di Ramazzotti, ed è il suo primo film, ed è un film bellissimo, assolutamente... insperabilmente bello, perché è un film che parla dei sentimenti, è la storia di questi due bambini che si giurano amore, addirittura durante la guerra si sposano tra di loro simbolicamente, come se fosse un gioco dei bambini, e rimangono con tutte le vicissitudini l'uno lontano dall'altro e si rincontrano alla fine della loro vita, non vi dico come, ma è veramente un film carico proprio di convinzione sentimentale. Andate a vederlo, aiutiamo anche il cinema italiano che tutto sommato ne ha il suo bel bisogno. Lucio, io voglio ricordare a tutti coloro che hanno il piacere e la voglia di comunicare con te un appuntamento imperdibile nella chat di www.radioitalia.it. Lucio Dalla sarà alle 17 a vostra disposizione, insomma, per dialogare, conversare, rispondere alle vostre domande, i vostri dubbi e quesiti. Quindi confermiamo alle 17 in chat tramite la tastiera.
Mi sto già allenandomi. Bene, mi fa piacere, molti messaggi li ho già qui, per esempio questo l'ha mandato Federica. Mi piace molto il tuo nuovo CD, nelle tue canzoni nomini spesso il mare. Che sensazioni provoca dentro di te e cosa ti ricorda questo grande oceano blu che come te io adoro? Mi ricorda l'anima, mi ricorda proprio noi, veniamo dal mare, non solo perché la nostra storia, andando indietro di milioni di anni, tu eri un pesce, caro Franco, ma tutti eravamo sott'acqua, ma perché il mare è questa grande anima che lega i continenti, è questa specie di cielo rovesciato, dove c'è il cielo sotto c'è il mare. Per cui perdersi nel mare anche a livello di immaginazione è un momento di grande bellezza. Queste e tante altre domande dalle 17 di oggi, siamo in diretta, quindi adesso sono le 15:11 al mio orologio italiano, minuto più minuto meno, però dicevo dalle 17 di oggi, Lucio Dalla in chat www.raditalia.it. Senti, questo tuo nuovo disco che porta il tuo nome, ovvero Lucio, interseca un po' i pensieri di Tosca con la tua voglia di scrivere canzoni nuove. E quindi poi a un certo punto c'è Amore Disperato, che si trova in entrambe. Beh, qui addirittura Amore Disperato è il marchio della Tosca, il brand. Tant'è vero che ho chiesto a Mina di cantarlo con me, come ha fatto nel disco, proprio perché in fondo noi che cantiamo da tanto tempo, che riempiamo l'immaginario di chi ci ascolta, volevamo essere testimoni di questo passaggio della Tosca da musica lirica, come era la Tosca di Puccini, a musica contemporanea, pop insieme, lirica, che è la Tosca di Lucio Dalla, che sarebbe io. Per cui vedi che la connessione, cioè l'intreccio tra la Tosca, tra la musica di un certo tipo e quella che faccio oggi è molto evidente, anche dal fatto che nel disco ci sono due pezzi proprio presi dalla Tosca, che sono Amore Disperato e un altro che si chiama Per Te. Ne parleremo dopo questo breve break pubblicitario. Restate con Viditalia, c'è solo buona musica italiana. Lucio Dalla è protagonista Viditalia sempre, ma oggi c'è, quindi a maggior ragione possiamo indagare su questa sua opera in scena a Roma, che si chiama Tudo, per leggere l'opera di Puccini oggi, con gli occhi di oggi, e poi ritornare a vedere anche com'era la sua. Ci racconti un po' questo excursus, anche dove siete, dove vi si trova? Guarda, siamo al Gran Teatro di Roma, che è a Ponte Milvio, e tutta l'avventura nacque l'anno scorso quando Ferdinando Pinto, che era il sovrintendente dell'Opera di Roma, venne in Sicilia mentre io stavo facendo la colonna sonora di un film e mi chiese: perché non fai la Tosca? E devo dire che io non sono un grande amante del melodramma, però un assoluto fan di Puccini da sempre, per cui prima dovevo fare solo la musica, poi dopo mi sono talmente messo dentro che ho cominciato a fare anche i testi delle canzoni, addirittura il libretto e addirittura la regia, insieme a Lorenzo Mariani, con le coreografie di Daniel Edzrov, che secondo me è il più bravo di tutti, e con la scenografia di Italo Grassi. Parlai con Armani per fare i costumi, perché questa Tosca in realtà parte dalla Tosca di Puccini, quindi siamo alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento, però io l'ho concepita in modo che potessero tutti quanti capirla, non perché ci vuole una gran testa, ma soprattutto perché spesso per chi va a sentire l'opera le parole, i tenori cantano così, molto spesso non si sente, non si capisce, le soprano, invece questa Tosca è una Tosca cantata come se fosse veramente una canzone unica, ce ne ha parecchie, e il suo tempo è, sì, si parla dei Giacobini, si parla di Napoleone, si parla della Tosca, però si arriva anche ai giorni d'oggi, forse anche un tantino oltre. E allora questo racconto che ci vede tutti coinvolti, anche te, caro Franco, verrò sensato, secondo me è interessante, ed è forse di tutte le cose che ho fatto finora la cosa che mi è piaciuta di più, insieme naturalmente a questo piccolissimo disco che in realtà va in qualche modo affrontato come se fosse un'estensione della Tosca. Infatti io ho finito prima la Tosca e subito dopo quest'estate ho fatto questo disco, e mi trovo tra due fuochi, però tra due fuochi che amo moltissimo la Tosca e il disco. Senti Lucio, ma quanto sei stato fedele al libretto del CD, al libretto di Sardù, quello originale? Allora lo dico soprattutto per quelli che non lo sanno, Sardù è l'autore del romanzo, se si può dire, è un romanzo storico, ma sempre romanzo, e Puccini e Giacosa, che sono gli autori della musica, del testo della Tosca lirica, si ispirarono a questo romanzo e fecero la Tosca lirica. Io mi sono ispirato al romanzo di Sardù, alla Tosca di Puccini,
ma anche e soprattutto quello che avevo dentro io da dire sul piano della scrittura di cose così vicine a noi. Pensate, nella Tosca c'è il Papa di allora, c'è Napoleone, c'è la libertà, c'è questa donna straordinaria che è Tosca, che in pratica, tra le altre cose, una delle ragioni per cui ho chiesto a Nina di cantare Amore Disperato, lei l'ha cantato così volentieri, è perché in origine la Tosca, proprio la Tosca di Puccini, è una cantante. E io ho sempre pensato, ancora prima di scrivere Amore Disperato, di pensare a Nina, se mi dovevo immaginare qualche cantante o qualche personaggio famoso da connettere con Tosca, io ho sempre pensato a Nina, perché era la cantante ufficiale di allora, come Nina è da tantissimi anni la cantante italiana più ufficiale, più riconoscibile, più identificabile. Io vorrei vedere quanti italiani non hanno in casa un disco di Nina, o non possono così sul piatto buttare almeno 5 super canzoni super famose di Nina. Ecco perché gli ho chiesto, allora vuoi cantare con me Amore Disperato? E devo dire che sono rimasto molto colpito, perché lei la vide in televisione e gli disse guardala domani, non avevo il tempo di mandargliela. Io lo feci in televisione, lei la sentì, gli piacque e l'abbiamo cantata insieme. La trovate nel disco Lucio, e noi adesso però accontentiamo coloro che hanno richiesto il videoclip di Zingaro, una canzone di Lucio. È impossibile stare fermi. No, non si può, perché questo. No, ma mica perché è la mia musica, no, ma proprio perché. Cioè, la televisione, dovete sapere, cari amici televisivi, che la televisione è limitativa se la subisci. Anche voi lì, quando guardate la non state mai così. Ma cercate di stare quando arriva l'input, l'energia. Noi siamo qua nello studio, perfino Franco Nesi, che è, diciamo, istituzionale, rappresentativo. Voi se vedevate i piedi proprio, sembrava un ballerino proprio di Dani Elettro. Sì, sì, uno di flamenco. Proprio. Non si può ascoltare la musica e stare fermi. Guarda, abbiamo tutto il tempo di stare fermi quando purtroppo non ci possiamo. Anzi, però quando senti la musica è proprio il cuore che ti si allarga, si stringe, è bellissimo. Questo ritmo, no? Che poi è la prima cosa che sente il neonato prima di nascere addirittura, quindi ancora quando è nel grembo materno sente il battito cardiaco e quindi ha una cassa. E poi da dentro la pancia, yes, proprio sente il tempo e sgambetta proprio a seconda della. Io sono convinto che noi ascoltiamo la musica prima ancora di sentire le parole, noi sentiamo la musica, il ritmo, l'energia sonora. Prima dammi un bacio è una delle canzoni di questo tuo nuovo CD, ed è bello il concetto di fare innanzitutto un gesto d'amore, no? Perché di dare il bacio prima vuol dire che prima di ogni cosa, se uno si mette nell'ottica di ragionare sentimentalmente, prima bacia e poi dopo parla, poi sì, dopo parte, poi dopo. Ma può anche essere un padre col figlio, eh? Ma posso andare a giocare a parole prima dammi un bacio, oppure può essere l'amante con la sua mano. Senti, ci stai questa notte, passiamo una notte incredibile, lei prima dammi un bacio, no, te ne do anche due, ma dopo. Cioè è uno spostamento del momento, anche dell'eros, oltre che dei sentimenti. Diventa quasi un marchio, un timbro. Posso andare? Sì, però prima dammi un bacio. Potrebbe essere uno slogan, insomma, adottatelo, amici di Video Italia. Volevo ringraziare e salutare tutti coloro che stanno telefonando dall'estero, tutti gli italiani che in giro per il mondo guardano Video Italia, stimano Lucio Dalla, e anche molti stranieri che amano la musica italiana. Questa e a loro diciamo Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen ai tedeschi, e agli inglesi? Goodbye. Goodbye, e agli altri ciao. See you the next time. Andiamo a Radio Italia fra pochissimo, ci ritrovate lì, se volete seguirci potete traslare il vostro ricevitore satellitare anche in tutto il mondo sul segmento radio e ci trovate. Ciao. Ciao.